Ciao bella gente, benvenuti al mio canale. Io sono Amal e oggi condivido con voi il mio pedicure fatto in casa. Prima di tutto prendo una bacinella, ci metto dell'acqua calda, del bicarbonato e del limone, che sono fondamentali per sfogliare e pulire i piedi. Allora, io aggiungo dell'olio essenziale, sapendo che sono quasi finiti tutti, sono rimasta praticamente quello all'arancio, che c'è qualcosina di più, e uso questo pack che ho preso, questo kit più che altro, che ho preso da Druni, ma l'avevo già usato, alcune cose, non tutti. Aggiungo questo sfogliante al limone, che veramente ha un profumino fantastico, e vado, dopo che ho fatto ammorbidire bene bene i piedi almeno per 20 minuti nell'acqua, ho preso quel poco che è rimasto dello scrub a base di zucchero. Cali, per chi non sa, è appassionata di creme, quindi non posso mettermi creme ai piedi e alle mani che non viene lei a leccarli. Quindi andiamo per questa pietra pumice che ho trovato in spiaggia. Adesso vado a stimolare oppure a sfogliare la pelle dei piedi, prima con la pietra pumice, poi dopo con la sfogliante, forzando proprio di togliere la pelle morta. Questo passaggio l'ho fatto 3-4 volte perché avevo i piedi che veramente facevano schifo, saranno almeno 3-4 mesi che non facevo assolutamente nessun trattamento perché avevo problema con la casa e ci ho messo un bel po', almeno 3 mesi a cercarmi la casa, che è quasi impossibile qua a Valencia, e quindi ho tardato un po'. Più mi sono approfittata che questi giorni ero a casa, sapendo che ero purtroppo positiva, e quindi avevo tantissimo tempo a disposizione tra cui farmi una bella pedicure. Adesso vado ad applicare l'argilla verde, quella che uso per i piedi, scusate, quelle che uso per la faccia l'ho messa per i piedi. Cali, ovviamente, come vi ho detto, lei adora odori, profumini e creme come la mami. Adesso che si è seccata l'argilla, vado a lavarla. Adesso vado a togliere via tutte le cuticole. E adesso andiamo a togliere via lo smalto. Io adoro questo colore neutro, però volevo darle un tocco di colore ai piedi, perché questo neutro lo uso per quasi tutto l'anno, però volevo dare un tocco così di qualche colore interessante, e ho usato il rosso, non mi ricordo il numero, della pupa, che mi piace tantissimo. Vado a togliere via la pelle morta delle dita, non fa per niente male. Ovviamente vi consiglio, se avete tempo e voglia, ovviamente è meglio farlo dall'estetista, però sapendo che io faccio tutto a casa, e soprattutto che qua in Spagna purtroppo tantissimi posti non sterilizzano i materiali che utilizzano, quindi quando ho scoperto questa cosa qua, io ho smesso di andare dall'estetista qua in Spagna purtroppo. Anche se per me non è un problema, perché preferisco farmi tutte le cose da sola, perlomeno le cose che riesco. Ho messo una crema per i piedi, l'ho lasciata seccare, dopodiché ho cominciato sia a limare le unghie dei piedi, che cominciare proprio a lisciare la parte la superficie delle unghie, preparandole per lo smalto. Adesso vado ad usare il base coat del Chicco. Scusate che non mi sono resa conto che stavo smaltando i piedi con i miei capelli, come vedete, che fanno un po' schifo,
davanti al telefono, io uso il telefono per fare i miei video, e adesso vado ad applicare il rosso, come vi ho detto, della pupa, che tra l'altro non è che sta benissimo, quindi me ne sono approfittata perché mi sono annoiata, ho passato troppi giorni a casa, questi qua è uno degli ultimi 3 giorni che stavo già meglio, però non posso uscire, non posso far niente, quindi niente, almeno me ne approfitto e faccio e pedicure. Che belle, 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 belle. Ma al fine del video vi faccio vedere delle cose, un prodotto che l'ho scoperto negli ultimi, credo, 3 anni, che non posso farne a meno. Le vedrete dopo. Mi è arrivato il pacchetto da Amazon, adesso vi faccio vedere che cos'è questa cosa qua. Allora, è un prodotto ovviamente cinese orientale, praticamente sono dei patch che si mettono sotto i piedi di notte, perché hanno bisogno di almeno 6 ore di posa per assorbire tutte le tossine dal nostro corpo. È una cosa fantastica, come vi ho detto, io l'ho scoperta all'incirca 3 anni fa questa cosa qua, e mi trovo veramente veramente bene. Io la faccio una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, realmente dipende come sto e le volte che mi accordo di farlo. Allora, di solito i pack che io compro sono già pronti, nel senso hanno già dentro la bustina, io la prendevo il patch e lo metto sotto il piede. Invece questo qua lo dovresti preparare tu, mettere questo adesivo, poi dopo prendere la bustina, deve cercare il verso giusto e metterlo sotto il piede. Come vi ho detto, io l'ho scoperto da Druni. Spero che vi ho fatto vedere qualcosa di nuovo, veramente sono buoni e ti tolgono via tutte le tossine. Consigliato di usarlo di notte, perché così il piede rimane appoggiato, scalda tantissimo i piedi, ma proprio sentite proprio il calore. È a base di erbe aromatiche, a base di erbe naturali che aiutano ad assorbire questa tossina dal nostro corpo. Ovviamente sono andata a dormire, ho lasciato le cose come sono, tanto io vivo da sola, che se ne frega, e il giorno dopo, al mattino, li ho tolti via. E bella gente, se vi è piaciuto il mio video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Comunque, come vedete, proprio lascia questo colore scuro, e poi ha un odore fortissimo. Come vi ho detto, mi sono appena svegliata, quindi passo la salvietta sotto i piedi prima di macchiare tutto il pavimento. Va. Ovviamente dopo, quando finisco la registrazione, andrò a lavare i piedi. Comunque questi patch li potete trovare su Amazon, principalmente lo trovate su Amazon. E per chi vive qua in Spagna li troverà da Druni o Primor, sicuramente ci sono. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi piace il mio canale. Mi raccomando, se vi piace lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arrivano tutte le novità. Bella gente, alla prossima, un grande bacione da parte mia e di Cali.